Buongiorno e ben ritrovati a Di giorno in giorno, l'approfondimento quotidiano di Tele San Domenico. E come di consueto, il lunedì sarà una puntata tutta dedicata allo sport. Parleremo di Taekwondo con il Centro Taekwondo Arezzo, parleremo di baseball con la presentazione delle squadre della nuova stagione del BS Arezzo e parleremo di nuoto insieme al direttore sportivo della Chimera Nuoto Marco Magara. Prima di iniziare questa carrellata sullo sport aretino, vi ricordo che è possibile rivedere questa puntata di giorno in giorno questa sera alle 21:20 su Tele San Domenico, sul canale YouTube dell'emittente, sul sito www.tsdtv.it e sulla nostra pagina Facebook. Entriamo nel cuore della puntata con il gradito ritorno Buongiorno a di tutti. Buongiorno. Andrea Rescigno, presidente del Centro Taekwondo Arezzo, una delle società di riferimento, possiamo dirlo ormai, non solo della città, ma dell'intero territorio aretino e a livello di successi probabilmente anche della Toscana. Sì, diciamo che ci contraddistinguiamo molto nel panorama, insomma, nazionale, oramai nel panorama agonistico, e quindi siamo molto molto contenti dei nostri risultati. Siamo reduci dall'ultima, anzi dalla penultima impresa all'Insubria Cup del 29 e 30 gennaio di quest'anno. Ricordo un campionato internazionale, quindi un evento molto molto importante, diciamo un appuntamento che tutti gli anni non ci facciamo sfuggire. Infatti, Rescigno è stato a Di giorno in giorno anche pochi mesi fa, però dal momento che ha partecipato all'Insubria Cup, un campionato internazionale in cui i suoi giovanissimi atleti hanno ben figurato, e poi successivamente ha partecipato anche a Genova al Trofeo della Lanterna, mentre nelle prossime settimane vi sono tanti appuntamenti interregionali, internazionali e nazionali. Abbiamo pensato di richiamare il Centro Taekwondo Arezzo per presentare questa fase della stagione tanto intensa. Partiamo, Rescigno, dall'Insubria Cup, un trofeo internazionale che ha avuto Arsizio, che va visto come assoluti protagonisti, perché non è facile tornare da una gara del genere con 9 medaglie. No, affatto. Diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto 5 medaglie, quest'anno ci siamo superati con, appunto, come ricordavi te, con 9 medaglie, un oro, 2 argenti e 6 bronzi. E in cuor mio so che sono mancati altre medaglie d'oro perché il mio settore giovanile è uno dei settori giovanili più forti, insomma, a livello agonistico nel panorama italiano. E invece questa volta ci è andata male, non portando a zero il nostro palmarès col settore giovanile. Invece è stato di buona prestazione il nostro settore sempre giovanile perché hanno 12-13 anni questi ragazzi, però i ragazzi, insomma, della squadra degli adulti, quindi un pochino più grandi, hanno figurato bene, hanno fatto una bella esperienza. Molti di loro hanno portato medaglia, quindi siamo molto contenti della strada che stiamo perseguendo in palestra. Siamo contenti ma non soddisfatti. Diciamo che potevamo sempre fare meglio. È stato molto importante partecipare perché abbiamo visto un altissimo livello delle altre società. Ricordiamo che c'erano anche 5 nazioni della comunità europea, quindi abbiamo visto anche il livello dei ragazzi stranieri. Questo ci ha motivato nei giorni a seguire in palestra per il lavoro che andremo a fare, cioè che stiamo svolgendo e andremo a fare nei mesi futuri per gli appuntamenti che ci aspetteranno. Probabilmente l'Insubria Cup non è andata eccezionalmente, però il valore del settore giovanile del Centro Taekwondo Arezzo viene confermato di gara in gara. Cioè, una delle caratteristiche che vi contraddistingue è che avete, magari rispetto alle maggiori società italiane, un numero di atleti più basso, però tutti questi vostri atleti sono capaci di salire sul podio. E la dimostrazione è il trofeo della Lanterna di Genova, dove sono arrivate 11 medaglie con 11 atleti in gara. Sì, infatti, purtroppo ogni gara è a sé.
e quindi ci sta che magari una gara non vada come pronosticato, ma questo è lo sport, succede, è successo, succederà anche avanti. A volte si perde, anzi, a volte si vince, spesso si perde, come si dice di solito nell'ambito sportivo. Però questa Insuga Cup, che non è andata come doveva andare, specialmente nel settore giovanile, come ricordavo prima, non ci ha demoralizzato, anzi, 20 giorni dopo siamo andati a Genova, questo trofeo Lanterna di Genova appunto, e abbiamo sbaragliato tutta la concorrenza. Il settore giovanile, che 20 giorni prima era andato un po' in confusione, si è riconfermato con 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi, quindi insomma il nostro settore giovanile può sbagliare una volta, ma colpisce le volte successive. E soprattutto con il quinto posto su 38 società in gara da tutta Italia. Sì, 38 società, poi ricordiamo che Genova, anzi scusate, la Liguria è una regione fortissima sia nel settore giovanile che nel settore più adulto, come cadetti A, junior e senior, e quindi vincere anche contro le società della Liguria è un bel successo, come quando noi andiamo al sud e ci confermiamo contro le grandi società del sud che fanno da padrone nel palmarès italiano, insomma, quindi siamo molto molto contenti. È stata un'ulteriore conferma di questi piccolissimi che gara dopo gara salgono sempre sul podio, spesso vincono, quindi diciamo che stanno mettendo delle buone radici per emergere poi quando saranno delle cinture nere in futuro. Una provocazione, stanno mettendo buone radici per le Olimpiadi del 2024? No, del 2024? No, come l'altra volta, non esageriamo. Però il nostro sogno è raggiungere quanto prima una medaglia a campionati nazionali cinture nere, già partendo dai cadetti A e junior. Ricordo che nello scorso weekend appena trascorso, tre ragazze della regione toscana si sono viste protagoniste del campionato nazionale cadetti e junior. Noi non abbiamo partecipato perché non abbiamo ragazzi ancora di questa cintura, però ragazze che fino all'altro giorno combattevano contro le nostre ragazze hanno vinto il campionato nazionale e pochi mesi fa combattevano contro le nostre cinture colorate, e quando noi ci siamo confrontati il livello si è visto che più o meno è quello lì, si vince, si perde, ma sempre di pochi punti, quindi questo mi ha dato un po' di conferma che le mie ragazze sarebbero già magari pronte per il futuro e per il prossimo campionato cinture nere. Quindi da settembre lavoreremo sicuramente per portare questo gruppo di ragazzine al prossimo, nel 2018, al prossimo campionato nazionale cadetti A e junior, quindi insomma siamo già in trepida attesa per il prossimo anno. Il centro Taekwondo Arezzo si sta caratterizzando come una fucina di giovani talenti. È fortuna perché vengono quelli bravi o è bravura del maestro? Un po' tutte e due, perché se uno non è portato, diciamo la verità, se non è portato, il maestro, bravo che tu sia, non può fare miracoli. Certo è che un buon lavoro porta un miglioramento sicuro, quindi diciamo che da sé uno non bisognerebbe che se lo dicesse, però magari il lavoro che svolgiamo in palestra sicuramente è un ottimo lavoro. Poi c'è da dire che mi arrivano delle ragazzine e dei ragazzini molto molto dotati, e questo di certo aiuta e semplifica il lavoro in palestra. Comunque una cosa va detta: il talento da sé non porta nulla, il talento porta successo quando c'è comunque un impegno enorme in palestra, un enorme sacrificio. Lo sport è divertimento finché rimane a livello amatoriale, poi lo sport è comunque sacrificio, cioè questa parola ragazzi se la devono mettere nel capo, e solo con allenamenti duri, costanti e serietà si arriva ai risultati, perché vedi Marco, vincere si vince tutti nella vita almeno una volta, il problema è riconfermarsi,
E quello che fa la differenza dei miei ragazzi rispetto magari ad altre società, questo lo posso dire a voce alta, è che i miei ragazzi non vincono una volta, vincono quasi tutte le gare, perlomeno per adesso. Quindi diciamo che loro ci mettono impegno, io ci metto l'impegno di un maestro che è veramente appassionato per questo sport. Non lo faccio soltanto così diciamo per una piccola passione, il mio è un amore dentro che mi brucia ormai da anni e cerco di trasmettere questa passione ai miei ragazzi. Per fortuna dall'altra parte ho dei ragazzi che recepiscono il messaggio e si sono anche loro appassionati, quindi vedo in loro, anche in loro questo fuoco ardere negli occhi, quindi questa è la maggior soddisfazione. È bello questo feeling che si è creato fra il maestro e gli atleti, perché sì, il maestro chiede tanto, ma gli allievi sono i primi che sono disposti a dare. Sono disposti a dare. Guarda, l'altro giorno, ora esco un po' dall'ambito sportivo, una ragazzina pubblica, posso dire anche il nome, tanto non, anzi gli farà senz'altro che piacere, pubblicato Asia Ceppetti una foto dove dopo aver vinto mi abbracciava a bordo tatami e ha scritto un messaggio come dire: vincere è importante, ma quando vinci ti aspetta un abbraccio così caloroso dal tuo maestro, questo è la cosa più grande e più bella che ci sia. Ecco, diciamo che mi sono quasi commosso, perché è vero che siamo duri combattenti, però insomma quando una ragazzina di 12 anni ti scrive un messaggio d'amore tra virgolette, così anche il guerriero più duro insomma si scioglie con qualche lacrima, ecco. E citiamo anche le persone a monte di tutto questo percorso, perché a volte ci si scorda, si parla dei maestri, degli atleti, però un ruolo importante anche dei genitori che ti affidano questi ragazzi, hanno avuto fiducia in te, l'hanno indirizzati anche verso una disciplina che probabilmente non è per tutti e non è fra quelle più gettonate. Sì. Infatti una delle mie più grandi fortune è avere trovato, come dicevo prima, dei ragazzi stupendi, ma dietro questi ragazzi delle famiglie, dei genitori che mi vengono dietro nella mia politica della palestra. Non mi si sono mai contraddisposti tra me e il ragazzo, anche quando brontolo i ragazzi, anche in maniera dura, perché quando ci vuole, quindi il genitore ha sempre appoggiato me, sempre appoggiato il maestro, quindi riportando al rispetto il ragazzo, riportando il ragazzo all'impegno, perché l'impegno l'ha preso e lo deve portare avanti. E quindi insomma i genitori sono un buon 40% delle vittorie del ragazzo e un buon 40% del buon lavoro svolto in palestra. Al momento il Centro Taekwondo Arezzo ha 38 atleti tesserati, sì. Comunque sia un buon numero, essendo sì, sì, una realtà giovane, perché non è nata da tantissimo il Centro Taekwondo Arezzo. Da che anno partono questi ragazzi, che fascia d'età, a chi si rivolge, a che fascia d'età si rivolge il Taekwondo? Allora, il Taekwondo si rivolge, perlomeno la nostra palestra si rivolge dai ragazzi dai 5 anni in su, quindi ho suddiviso in due corsi questi ragazzi. E il primo corso, che non è che è più facile perché sono bambini, tanto il Taekwondo è quello, quindi però il corso l'ho suddiviso tra i bambini dei 5-9 anni e tra i 10, da 10 anni in su. Il primo corso, lo ricordo, viene svolto presso i locali della palestra Space in via Righi, una palestra bellissima che ci ha accolto a braccia aperte e è diventata una mia seconda famiglia. Allo Space ci permettono di usare anche materiali, attrezzature all'avanguardia, quindi ecco perché il nostro settore giovanile è molto molto avanzato a livello agonistico. Da quando siamo allo Space, grazie al loro pacchetto clienti, il numero si è nettamente alzato dei ragazzini a praticare Taekwondo, mentre dopo il settore adulti, quindi ragazzi adulti da 10 anni in su, lo svolgiamo presso i locali della palestra Margheritone in via Tricca. E lì siamo sempre, vogliamo dire giorni? Il lunedì, il mercoledì e il sabato alla Tricca, mentre allo Space sempre il lunedì e mercoledì nelle ore precedenti alla Margheritone, quindi 5-6 e mezzo Space, 7-8 e mezzo Margheritone.
A questo punto abbiamo citato quasi tutti, atleti, genitori, palestre. Un supporto importante sta iniziando ad arrivare anche dagli sponsor. Avete recentemente comprato un tatami nuovo dove allenarvi grazie proprio al sostegno di qualche Sì, sponsor. siamo stati fortunati, anzi voglio ringraziare, così colgo l'occasione pubblicamente, la società Kimet di Bagnalpino che quando ci ha conosciuto ci ha dato subito credito e ci ha voluto appoggiare nel nostro sogno che perseguiamo, insomma, di creare qualche campione nazionale o qualcosa di più, speriamo. La Kimet non ha indugiato molto, nell'arco di un mese ci ha subito liquidato, insomma, la sponsorizzazione e ci ha permesso di comprare, di acquistare questo tatami 130 metri che, insomma, per noi è fondamentale sia per evitare traumi ma anche per avere una migliore resa durante gli allenamenti. Quindi, insomma, ringrazio la Kimet e speriamo che questa sponsorizzazione, questo aiuto perduri negli anni a seguire. Ecco, arriviamo alla volata finale di questa intervista presentando uno alla volta i prossimi impegni. Il primo, questo sabato e questa domenica, scusa, Questa campionato domenica, regionale. il 2 aprile, ci saranno i campionati regionali a Castiglione Frentino, quindi vediamo questo campionato padrone nel nostro territorio. Poi a seguire ci sarà il trofeo giovanile a Grotta a Mare, un campionato interregionale dedicato ai piccolissimi, esordienti B, esordienti A, cadetti B, quindi dai 5 agli 11 anni. A seguire ci sarà il campionato internazionale a Riccione, anzi scusate, il campionato interregionale Open, quindi ci saranno anche altre società che verranno da altre nazioni. E il 13-14 maggio a Riccione, poi finiremo il calendario agonistico con il Kim Eliu, che ricordo il trofeo internazionale che si svolge tutti gli anni a Roma, sempre per i giovanissimi, esordienti fino a cadetti B. E poi abbiamo finito il calendario. Voglio ricordare un appuntamento che prima non te ne ho parlato. A maggio la nazionale, anzi da inizio anno, la nazionale ha istituito l'entry stage. L'entry stage sarebbero dei provini che tutti i mesi istituiscono in una data così, a caso, ogni mese. Ogni mese verranno presi i primi 30 atleti che verranno iscritti a questo entry stage. A questa entry stage di maggio vogliamo portare, no, come società due ragazze, Emma Duranti Alessia e Conti. Alessia Conti. Sono molto fiducioso su entrambe perché sono due ragazze molto molto in gamba, stanno facendo una preparazione specifica per lasciare il segno a Roma quando, anzi a Formia, perché andranno a Formia a fare questo provino nazionale e speriamo che vada bene. Quindi faccio il mio in bocca al lupo a queste due mie ragazze per questa prova dura che gli aspetterà a maggio. Fissiamo un paio di obiettivi. Allora, lasciamo perdere i campionati interregionali di Grotta a Mare Riccione, che sono un po' delle scommesse. Domenica 2 aprile, qual è Oh Madonna! l'obiettivo nel campionato regionale del Centro Taekwondo Arezzo? Senti, io ne porto 12 di ragazzi. Di questi 12, alcuni non hanno l'avversario, tipo Alessia Conti, Emma Duranti, Ginestrone Allegra, e quindi non so se le devo ritirare. Peccato perché, specialmente Alessia Conti si sta confermando una tra le più forti in categoria a livello nazionale, anche all'Insubria ha fatto benissimo. E quindi mi scoccia il fatto che non abbia avversario. Ora vediamo se si può passare sopra di cintura o di categoria di peso per farla accorpare con qualcun altro per fargli fare esperienza. Detto questo, credo che combatteranno di questi 12 almeno 8. Di questi 8 io credo che facciano almeno 6 ori e 2 argenti. E non esagero, perché sono ragazze e ragazzi che oramai hanno alle spalle 10-15 incontri e quindi sanno il fatto suo. Step
successivo, il Kimmelyu, è un torneo internazionale, però per questa categoria si può dire un po' una valenza di campionato italiano, non essendoci un vero e proprio campionato italiano, vincere il Kimmelyu è un po' come laurearsi campione d'Italia. Cioè, su questo non ci piove, perché guarda, oramai sono 3 anni che ci partecipo. Tutti i maestri, quando li sento parlare, sento sempre dire belle parole, no? Tanto è una giornata di sport, vincere non conta, ma insomma alla fine i ragazzi, quando scendono in campo, scendono più determinati che mai, perché tutti vogliono questo titolo di campione del Kimmelyu, perché ovviamente ci partecipano 1500-2000 atleti, quindi essere forti, il più forte nella tua categoria, dove c'erano 40-50 atleti, insomma, ha il suo perché. Noi l'anno scorso, vorrei ricordare velocemente, che abbiamo vinto con Lorenzo Franchi, un bambino di 7 anni, l'anno scorso ha disputato 5 incontri, vincendo ovviamente tutti e 5, ma alla fine del primo round gli avversari hanno lasciato il parterre di combattimento per troppa superiorità. Quindi insomma, noi quest'anno riscendiamo con atleti che l'anno scorso hanno già vinto, con un anno in più di esperienza, con anche ragazzini nuovi, quindi anche ragazzini inesperti o comunque meno esperti, però insomma siamo fiduciosi. Porteremo, mi sembra di aver fatto il conto, intorno ai 14 ragazzi tra il sabato e domenica, e quest'anno ci sarà il ritorno del nostro grande capitano Andrea Barbagli. Andrea Barbagli, insomma, lo ricordo ogni volta, è la nostra punta di diamante. E l'anno scorso purtroppo si era fatto male, non ha potuto disputare la gara, ma quest'anno gli ho detto: mi raccomando, la settimana prima riguardati, non fare il cogliere, ha detto presto la sera, e cercheremo di fare anche quest'anno una bella prova al Kimmelyu, e sono molto molto fiducioso. Infatti il maestro Giano sta sulla pelle. Bene, non ci resta che ringraziare Grazie il maestro Rescigno per la disponibilità e la simpatia con cui ogni volta accoglie il nostro invito a Di Giorno in Giorno, e augurare un grande in bocca al lupo al Centro Taekwondo Arezzo per questi impegni che da aprile a giugno potrebbero portare grandi soddisfazioni. Vi terremo aggiornati a gare finite. Noi ci fermiamo pochi secondi, restate con noi, continueremo a parlare di sport con baseball e nuoto.